Buongiorno a tutti, benvenuti alla Tre Giornale dell'Umbria, prima edizione. Apriamo dal caso Suarez, l'esame di italiano sostenuto dall'attaccante dell'Atletico Madrid sotto inchiesta a Perugia. C'è una nota ufficiale nelle ultime ore dell'università per stranieri che ufficialmente chiede un passo indietro proprio ai vertici dell'università per stranieri di Perugia, sospesi proprio per via dell'inchiesta in corso al fine di tutelare al meglio l'immagine, il funzionamento e il futuro dell'università per stranieri di Perugia. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, in considerazione delle mutate condizioni giudiziarie e della sospensione decisa dal giudice per le indagini preliminari, auspica che i destinatari delle misure interdittive possano compiere, quale atto di responsabilità, un passo indietro. Dunque si chiedono le sospensioni, si chiedono le dimissioni della rettrice Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri. Questa è stata una settimana importante perché hanno preso il via gli interrogatori delle persone indagate, ad iniziare proprio dalla rettrice Grego Bolli, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma anche del direttore generale Simone Olivieri. Ieri un interrogatorio di 3 ore davanti al giudice per le indagini preliminari sui particolari degli eventuali ipotetici rapporti con i dirigenti della Juventus nell'ambito dell'organizzazione dell'esame, poi sostenuto dall'ex attaccante della Barcellona che era impedicato di passare alla Juve proprio nella scorsa estate. Non ci sono stati ulteriori particolari dati dal legale del direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri. Parliamo del legale di Olivieri, l'avvocato Francesco Falcinelli, che invece ha ricordato che sono state date spiegazioni puntuali e esaustive, contribuendo all'accertamento dei fatti. Queste sono le immagini proprio all'esterno del Tribunale di Perugia, ma rimaniamo ancora sul caso Suarez, perché tra gli interrogatori di ieri c'era anche quello del professor Lorenzo Rocca, coordinatore del Centro di Certificazione Linguistica dell'Università per Stranieri di Perugia. Proprio nell'interrogatorio di ieri davanti al GIP per l'indagine sull'esame di conoscenza della lingua italiana del giocatore Suarez, sarebbe stato confermato di non aver mai avuto contatti con i dirigenti della Juventus. Proprio al termine dell'interrogatorio è stata revocata la sospensione per 8 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio, come ha confermato, che vedete nelle immagini, l'avvocato del professor Rocca, Cristiano Manni. Dunque una sospensione del pubblico ufficio revocata proprio al termine dell'interrogatorio di ieri per Lorenzo Rocca, ricordiamo, coordinatore del Centro di Certificazione Linguistica dell'Università per Stranieri di Perugia. Tra poco vi aggiorneremo sui dati della dashboard regionale per l'andamento del contagio del Covid-19 nella nostra regione. Rimaniamo però sul tema, perché si è in attesa dei vaccini che partiranno a gennaio anche per la regione dell'Umbria. Saranno vaccinate almeno 200.000 persone nel corso del 2021, come ha ricordato nelle ultime ore il commissario straordinario dell'emergenza coronavirus Antonio Onnis. Adesso ci occupiamo di quelli che sono gli ospedali in cui saranno centralizzate le attività di vaccinazione in Umbria, vale a dire gli ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno. Paola Costantini. Saranno 4 gli ospedali umbri, Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, dove saranno centralizzate le attività per le vaccinazioni anti-Covid. Ad annunciarlo è stato il commissario per l'emergenza Antonio Onnis durante la videoconferenza stampa settimanale sullo scenario legato alla pandemia. In costante aggiornamento con la cabina di regia nazionale ha parlato di uno sforzo organizzativo importante, visto anche il supporto che ci sarà della Protezione Civile e dell'Esercito. Considerato che ci saranno poi, ha aggiunto Onnis, tutte quelle somministrazioni da fare a domicilio e anche in residenze protette, carceri e altre strutture. Per il commissario, da qui al prossimo autunno non meno di 200.000 persone si dovranno vaccinare in Umbria. Onnis ha quindi sottolineato che l'effetto dell'attività vaccinale in Umbria si vedrà solo quando si potrà raggiungere un livello di copertura appropriato. Sul fronte invece del vaccino antinfluenzale, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha evidenziato il dato del 70% per quanto riguarda la copertura raggiunta. A metà dicembre, ha proseguito, arriverà un'altra partita di vaccini per superare così il 75%, una cifra mai raggiunta in Umbria. Secondo quanto si apprende da organi di informazione del governo, tornando sui propri passi, avrebbe aperto una riflessione sulla possibilità di concedere gli spostamenti tra comuni nelle giornate del 25-26 dicembre, primo
gennaio, quindi a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno. Queste sono le parole del Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Squarta, che esprime soddisfazione perché se le autorizzazioni dovessero essere confermate si andrebbe verso la direzione che lo stesso Squarta auspicava nei giorni scorsi, quando si era battuto sulla questione insieme a numerosi sindaci e amministratori regionali. Secondo Squarta, questa libertà di movimento non deve suonare in alcun modo come una tana libera tutti, poiché non possiamo permetterci, ha aggiunto, una terza ondata di contagi del coronavirus. Dal punto di vista sanitario avrebbe effetti infatti catastrofici. Se ci sarà un'apertura, tutti dovremo continuare, ha aggiunto il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, a rispettare le regole. Non dovranno essere commesse leggerezze che verrebbero pagate a caro prezzo dell'intera comunità. Dunque sì, sta studiando l'ipotesi di allentamenti, ricordiamo, per quelle che sono le misure restrittive contenute nel nuovo DPCM del 4 dicembre, che prevede il divieto di spostamento tra comuni, e quindi un divieto di spostamento tra comuni che si aggiunge a quello tra regioni, che ricordiamo sarà effettivo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ma tra comuni per le festività di dicembre, appunto del Natale, di Santo Stefano e di Capodanno. Sono rientrati a scuola circa 16.000 studenti mercoledì scorso nelle prime classi, prima e seconda classe delle scuole medie. A gennaio sarà la volta degli studenti delle scuole superiori. Facciamo il punto della situazione con Elena Ballarani, tenendo conto anche delle parole che invitano alla prudenza da parte dell'assessore della sanità e della regione dell'Umbria, Luca Coletto, che ha ricordato l'incidenza proprio sulla seconda ondata di contagio determinato dal ritorno a scuola, comprese le problematiche legate al trasporto scolastico. Vediamo. 16.000 studenti delle seconde e terze medie dell'Umbria sono rientrati in classe da mercoledì 9 dicembre, dopo oltre un mese di didattica a distanza. Il trend positivo dei dati legati all'andamento dell'epidemia, infatti, ha permesso alla Presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, di firmare l'atto per la riapertura di tutte le secondarie di primo grado. I 16.000 ragazzi si sono aggiunti agli oltre 7.700 di prima media che erano tornati a scuola già dal 30 novembre. L'Umbria, che è tornata ad essere zona gialla, si riallinea così alle direttive nazionali che prevedono le medie in presenza anche per le regioni in zona arancione. Le restrizioni aggiuntive erano state prese e applicate dal 3 novembre dopo la crescita esponenziale dei focolai negli istituti. Per non tornare a quella situazione, ora si guarda avanti. L'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, ha rassicurato subito sulla questione bus scolastici, evidenziando che già dalla riapertura di mercoledì 9 sono stati messi a disposizione tutti quelli necessari, con un riempimento previsto al 50%. Melasecche ha anche aggiunto che l'assessorato sarà pronto a intervenire immediatamente per far fronte a qualsiasi necessità venga segnalata. In più ha spiegato che si sta già lavorando in vista del rientro in classe previsto per il 7 gennaio, dopo le festività natalizie, anche degli studenti delle scuole superiori. In totale, tra medie e superiori, si contano 63.000 ragazzi. Il numero dei bus era già stato potenziato di 101 unità, evidenzia ancora l'assessore, ma mentre a inizio anno scolastico il riempimento previsto era dell'80%, ora si è scesi al 50%. Stiamo valutando quelle che sono le reali necessità, conclude, per intervenire nella maniera più opportuna e garantire la massima sicurezza per evitare nuovi focolai. Tra poco vedremo i dati aggiornati al dashboard regionale, con poco più di 5.000 persone, 5.089 persone attualmente positive secondo i dati di oggi, venerdì 11 dicembre, e con appena poco più di 200 nuovi casi positivi. Tra poco andremo anche ad aggiornarvi proprio in diretta. Adesso andiamo a parlare della stretta decisiva da parte delle autorità competenti a Perugia nel contrasto all'attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri un incontro importante che si è tenuto in questura, proprio nel capoluogo regionale, in particolare con Valentina Baldoni. Stretta decisiva sulle attività operative che magistratura e forze dell'ordine stanno mettendo in pratica per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Perugia.
è stato stabilito nell'ultimo incontro che si è tenuto in questura a Perugia con il questore Antonio Sbordone, il procuratore della Repubblica Raffaele Cantone, il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, il comandante provinciale dei Carabinieri Stefano Romano, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Massimo Cardone e i dirigenti degli uffici investigativi. La parola chiave è sinergia nei flussi di informazione, nelle procedure documentali e nelle localizzazioni ed identificazioni dei vari punti cruciali del traffico di stupefacenti incardinati in una rete di attività illecite. Le strategie di contrasto coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia si basano sull'implementazione dello scambio di informazioni fra le varie forze dell'ordine e gli uffici della magistratura. Un primo passo al quale seguiranno procedure operative di capillarizzazione territoriale da parte di personale in divisa e investigatori in borghese. Il lavoro interforze sarà realizzato anche attraverso il contributo di ogni specifico comparto delle diverse forze di polizia, in ausilio ai reparti investigativi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Continua ad abbassarsi la curva del contagio in Umbria, allora vi aggiorniamo in tempo reale proprio sui dati di oggi, venerdì 11 dicembre, con 219 casi positivi, che sono naturalmente un numero molto molto basso rispetto ai dati dello scorso mese. C'è anche un aumento dei guariti che salgono a 20.238 complessivamente rispetto ai 19.738 di ieri, quindi in questo caso ci sono 500 guariti in più nella giornata di oggi, quindi nelle ultime 24 ore. Purtroppo ci sono da registrare altri decessi, 9 nella giornata di oggi, di pazienti affetti da Covid-19. Ricordavamo i nuovi casi di positività, 219 su più di 3.000 tamponi, circa 3.500 tamponi processati. Il punto anche sui ricoveri, 368 i ricoverati complessivi, ovvero più 2 rispetto alla giornata di giovedì, mentre sono 54 i ricoveri in terapia intensiva, in questo caso una diminuzione, quindi uno in meno rispetto a ieri. Quindi dati rassicuranti anche per quanto riguarda i ricoveri. Ricordiamo 2 in più per quanto riguarda i ricoverati complessivi, ma c'è la diminuzione delle persone ricoverate in terapia intensiva da 55 di ieri a 54 di oggi, con 500 guariti e con 5.089 persone attualmente positive in Umbria rispetto alle 5.379, quindi di ieri, quindi si abbassa ulteriormente di 300 persone il numero dei soggetti attualmente positivi al virus Covid-19 in Umbria. Questi dati che vediamo proprio in tempo reale sulla dashboard regionale dell'Umbria. Adesso torniamo a parlare degli interventi che hanno riguardato in questo caso Assisi, in cui è stata scoperta una truffa da 850.000 euro da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Perugia. In particolar modo i militari della tenenza di Assisi hanno appurato una truffa compiuta da una cooperativa che non avrebbe versato le trattenute ritenute sulle buste paga dei propri dipendenti e collaboratori. La truffa è di circa 850.000 euro. Andiamo a Terni, dove è accusato di aver costretto il padre e la sorella con minacce e violenza a recarsi ad uno sportello bancomat, obbligandoli a fare un prelievo per poi farsi consegnare 60 euro prelevati. Per questo un 36enne di Terni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di estorsione. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. A richiedere l'intervento dei militari è stato il padre dell'uomo, un pensionato. I carabinieri hanno monitorato la consegna della somma, bloccando il 36enne mentre la riceveva dall'anziano e dall'altra figlia, poco più giovane del fratello. L'uomo è stato quindi condotto in carcere come disposto dall'autorità giudiziaria. Resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate sono i reati contestati ad uno giovane di 20 anni di Terni, che risulta incensurato, che non si era fermato all'alt di una pattuglia della questura di Terni, che stava svolgendo un controllo di prevenzione nell'ambito dell'attività di prevenzione della lotta alla
lo spaccio di stupefacenti. L'episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Il ragazzo ha continuato dunque a sforciare con la sua macchina e ha trascinato un poliziotto che aveva cercato di fermarlo entrando nel finestrino dell'anteriore della macchina per circa 40 metri. L'uomo è stato sottoposto a intervento dei sanitari e l'agente di polizia ha subito ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Rimaniamo ancora a Terni con altri aggiornamenti che arrivano dalla questura per l'arresto di un 18enne che sarebbe il fornitore di sostanze stupefacenti nei confronti dei due minorenni che sono stati fermati il 25 novembre scorso. Il giovane di 18 anni è nato a Terni e di origini rumene. Gli investigatori hanno messo in atto servizi di osservazione e monitoraggio che hanno portato al controllo del giovane in zona San Valentino, nella città ternana. Il 18enne, che a ottobre era stato segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. L'episodio conferma, come fa rilevare la questura di Terni, le preoccupazioni riguardanti il mondo giovanile che sono state tra l'altro più volte espresse dal procuratore Alberto Liguori, dal questore di Terni, consapevoli che la repressione necessita di un supporto però di prevenzione che deve contare anche sui presidi sociali di legalità. Rimaniamo ancora a Terni, dove Stefano Carlini si è dimesso dall'incarico di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, ha accettato una nuova nomina presso l'ASL di Parma dal 14 dicembre. Valentina Baldoni. Stefano Carlini si è dimesso dall'incarico di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dal 14 dicembre prossimo sarà presso l'ASL di Parma. Lo ha reso ufficiale la direzione aziendale per motivi di continuità in vista dell'imminente scadenza del mandato. Le funzioni di direzione amministrativa saranno svolte pro tempore dal commissario straordinario. Durante il collegio di direzione del 9 dicembre i capi dipartimento hanno ringraziato il dottor Carlini per l'operato svolto in questi mesi. Carlini, proveniente dalla USL di Ferrara, era stato nominato direttore amministrativo del Santa Maria di Terni lo scorso 16 luglio. Il commissario straordinario Pasquale Chiarelli ha rinnovato al collega Carlini il suo augurio di buon lavoro in Emilia-Romagna. Io e tutto l'ospedale, ha detto Chiarelli, siamo grati al dottor Carlini che ha dimostrato competenza, impegno e collaborazione, condividendo in modo costruttivo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Adesso andiamo a fare il punto su quelle che sono iniziative della Regione, una ricognizione sullo stato della società Agenzie Denti che prende in considerazione 14 realtà di cui la Regione fa parte, un cambio di approccio nella loro gestione, l'individuazione strategica della mission, un efficientamento in merito a funzioni e costi che è il percorso che Palazzo Donini ha intrapreso ed è stato illustrato in informativa che la Presidente Donatella Tesei ha presentato alla Giunta. Come viene spiegato in una nota della Regione, in questa prima fase si è proceduto ad una riorganizzazione delle competenze in tema di controllo strategico e gestionale. Sono quattro gli obiettivi che si vogliono raggiungere: rendere certa e riconoscibile la mission di servizio pubblico interesse perseguita da ogni soggetto partecipato, aumentare il livello dei servizi offerti sul piano qualitativo e quantitativo e migliorare la produttività efficientando le risorse e ridurre così la spesa pubblica di sistema. Approvato l'ordine del giorno in terza commissione per chiedere all'amministrazione comunale di Perugia la connessione pedonale tra Porta Sant'Angelo, Porta Pisa e Monte Luce. Andiamo a sentire allora i dettagli con Paola Costantini, proprio ponendo l'attenzione su quelle che sono le potenzialità turistiche di questa zona di Perugia. È stato approvato all'unanimità nella terza commissione del Comune di Perugia l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare di opposizione Idee Persone Perugia per chiedere all'amministrazione di ultimare la connessione pedonale tra Porta Sant'Angelo, Porta Pesa e Monte Luce. Il progetto di riqualificazione di Piazza Forte Braccio, una delle piazze storicamente e culturalmente più importanti di pregio della città, sottolinea Fabrizio Croce, consigliere di Idee Persone Perugia, non è mai stato portato a termine, come dimostra la permanenza del parcheggio, situato proprio al centro della stessa, la mancata risistemazione della piazzetta e del campo da basket e dell'area verde circostante. La passeggiata suggestiva, realizzata ai piedi delle mura lungo la costa sopraelevata di Viale Sant'Antonio, si interrompe per chi viene da Piazza del Melo
o da via Pinturicchio o piazza Fortebraccio all'intersezione con via del Cane, non consentendo al pedone di raggiungere a piedi in sicurezza né la piazzola antistante Porta Sant'Antonio, ovvero il borgo omonimo, né le aree di San Giuseppe e San Terminio. In questo contesto, sottolinea Croce, per fortuna le associazioni di promozione sociale che hanno sede nei tre quartieri che affacciano sull'area in questione hanno negli ultimi anni e con le loro intense attività tenuto vivo il livello di coesione sociale e di partecipazione dei residenti. Da progetti di rigenerazione urbana portati avanti da queste associazioni sono nate all'interno delle aree verdi alcune interessanti esperienze di partecipazione attiva. Per il fallimento della Indefab di Fabriano, provincia di Ancona, l'ex Merloni, i sindacati chiedono alle istituzioni a tutti i livelli fatti concreti per scongiurare una nuova ecatombe occupazionale, riflessi anche per l'Umbria, perché nello stabilimento della regione dell'Umbria di Gaifana ci sono 272 persone interessate dalla procedura fallimentare, 11 impiegati e 261 operai, attualmente coperti fino a maggio 2021 con la cassa integrazione per cessazione dell'attività. Poi però il rischio da maggio prossimo è che non vi sia una proroga di ulteriori 6 mesi dell'ammortizzatore sociale e il licenziamento con l'apertura della NASPI per 2 anni, in grado di dare un minimo di sostegno al reddito di questi lavoratori e delle loro famiglie. L'incontro è stato aggiornato dopo il 15 dicembre al MISE. E adesso ci occupiamo di donazioni di sangue. Oggi il bilancio della conferenza stampa di fine anno di Avis Umbria, le donazioni purtroppo continuano a diminuire, come è stato anche spiegato con il supporto di grafici. Per l'anno in corso si prevede un ulteriore calo delle donazioni dovuto alla pandemia, si rivederanno circa 3.000 donazioni in meno rispetto allo scorso anno. L'obiettivo 2020 era a 38.000 donazioni di sangue e 2.500 pratiche di plasmaferesi. Adesso andiamo a sentire i particolari di questo bilancio tracciato da Avis Umbria con Elena Ballarani. Vediamo. L'Avis sta operando perché si abbia una donazione consapevole, responsabile e programmata. In Umbria le donazioni di sangue continuano a diminuire. Per l'anno in corso si prevede un ulteriore calo delle donazioni dovuto anche alla pandemia in corso. Si rileveranno, si stima, circa 3.000 donazioni in meno rispetto allo scorso anno. L'obiettivo per il 2020 era 38.000 donazioni di sangue e 2.500 pratiche di plasmaferesi. È evidente che gli obiettivi dei piani nazionali e regionali non saranno raggiunti, ma tutto ciò fa maggiormente ringraziare tutti quei donatori, Avis e non Avis, che in questo periodo hanno comunque prestato il loro servizio volontario a sostegno della sanità pubblica. È quanto emerso dalla conferenza stampa che si è tenuta nel rispetto delle normative anti-Covid via web organizzata dall'Avis regionale dell'Umbria. Questo particolare anno ha accelerato il raggiungimento dell'obiettivo, avviato da anni, della chiamata programmata, oggi necessaria anche per esigenze di sicurezza e prevenzione. La programmazione fatta dal Centro Regionale Sangue per il 2021 prevede una raccolta di sangue intero per 35.000 unità e 5.000 procedure di plasmaferesi. A fronte di tali obiettivi è stato reso noto nel corso della conferenza stampa, i servizi sono sofferenti sia in personale sia in attrezzature e laddove ci sono non sono utilizzate al meglio. Non esiste ancora una banca dati regionale unica, la cui realizzazione non è più rinviabile. Non è ancora sistematica l'apertura domenicale e pomeridiana dei servizi e ad oggi non è ancora stata avviata la campagna di vaccinazione anti-influenzale per i donatori di sangue. L'associazione ha avviato anche in Umbria una campagna di informazione e sensibilizzazione per la raccolta del plasma iperimmune da soggetti contagiati dal Covid-19, perché anche in Umbria i servizi immunotrasfusionali partecipano al progetto nazionale di sperimentazione. Per l'addio a Paolo Rossi sarà allestita una camera ardente nel pomeriggio allo Stadio Menti di Vicenza. La salma di Paolo Rossi ha lasciato l'ospedale Santa Maria di Siena, con tra l'altro la previsione di una diretta TV dei funerali che si svolgeranno sabato mattina, quindi la mattinata di domani, in Duomo
a partire dalle 10:30 a Vicenza, e quanto ha reso noto proprio poco fa il comune di Vicenza per questo grande campione del mondo dell'82, fortissimo il legame con Perugia di cui abbiamo parlato nelle ultime ore, di cui parleremo ancora nel corso di questi giorni. A tra poco con la pagina sportiva, il punto sulla Champions League, ma anche la vigilia delle Umbre di calcio di Serie C. A tra poco. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Ristorante Pizzeria Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15. Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano 64. Dimagrire costa la metà. Sconto 50% su tutti i pacchetti. Approfitta della promozione. Chiama subito. Grazie. La Sierra Perugia si riscatta dopo la sconfitta con la Lube in Champions League e batte i francesi del Tour, 6 punti per i Black Devils, dunque in segno di fiducia per tornare in campo ancora più convinti in chiave europea a febbraio. Elena Ballarani. Rientrano dalla Francia con 6 punti i Black Devils, che chiudono la fase di andata di Champions della bolla di Tour con una rotonda vittoria in 3 set contro i padroni di casa. La Sir conduce sempre la gara mostrando superiore qualità in attacco e nei palloni difficili. 17 punti per l'MVP della partita, Leon, con 4 ace, 11 a testa per Atanasievic e per un Plotnitsky decisivo nelle fasi finali del terzo set. Molto bene anche Fabio Ricci al centro, 3 su 3 in primo tempo e 3 muri vincenti. La Circe Coma Monini vince la sfida soprattutto in attacco con un 57% di squadra contro il 43% della formazione di coach Hennu. E proprio sotto rete arrivano i break che consentono ai ragazzi di Einen di prendere quel margine nei 3 parziali incolmabile per i transalpini. Primo set chiuso con ampio margine 25-19, 25-22 e ancora 25-22 il secondo e terzo set. È possibile, eh? Il più importante, ho sempre detto, di vincere contro il Tour per avere la possibilità di fare la qualificazione a casa. E la reazione dopo la partita perso, io sono contento. Allora, in generale, ok, niente speciale. Noi giochiamo molte partite e senza perdere troppo danni, funziona così.
È importante vincere anche 3 punti. Adesso aspettiamo il torneo che ci sarà a Perugia a febbraio. Proviamo a fare tre vittorie, così saremo qualificati per i quarti. Queste parole di Tansievic che si aggiungono a quelle di Einen. Adesso facciamo il punto sulla Serie C, il calcio di Serie C con il Perugia a caccia della seconda vittoria di fila nell'incontro casalingo di domenica alle 15, diretta a partire dalle 14.15 su TF Channel, prepartita con un'intervista in esclusiva ad uno giocatore del Grifo. Dunque Perugia Virtus Verona che ci presenta Alessio Romanelli. Si avvicina il momento delle scelte per il tecnico del Perugia, Fabio Caserta. Siamo infatti a 48 ore di distanza dal match contro la Virtus Verona. L'allenatore del Grifo sembrerebbe intenzionato a confermare l'11 titolare visto contro l'Imolese, con Rosi, Angella e Monaco davanti a Fulignati, Elia e Crialese sugli esterni, Juan Burrai e Dragomir a centrocampo e il tandem offensivo formato da Mecchiorri e Murano. Non mancano però i soliti ballottaggi, quello tra Rosi e Sgarbi, quello tra Crialese e Favalli e quelli in mezzo al campo, con Sunas, Falzerano e Moscati che scalpitano. L'unico indisponibile rimane Stefano Negro, che dovrebbe finalmente tornare la prossima settimana dopo il lungo infortunio. La Virtus Verona arriva al Curi dopo aver collezionato 5 risultati utili consecutivi, con l'ultima sconfitta datata 8 novembre 2-0 a Padova. Una bella storia è quella del tecnico della Virtus, Luigi Fresco, che guida i rossoblù da ben 39 anni e proprio per questo viene chiamato il Ferguson italiano. Fresco schiererà probabilmente i suoi con il 4-3-1-2, con Giacomel tra i pali, Daffara, Visentin, Pellicani e Amadio in difesa, Cazzola, Bentivogli e Lonardi a centrocampo, Marcandella sulla tre quarti dietro a Pittarello e Arma. Intanto cambia la data della gara tra Triestina e Perugia, che non si giocherà più domenica 20 dicembre, ma sabato 19 alle ore 15 con diretta su Sky e su Eleve Sport. Adesso la terna nel Gubbio, il girone B, quello del Perugia, il Gubbio affronta il Carpi, mentre la Ternana scende ad Avellino cercando di andare a centrare l'undicesima vittoria di fila dopo il record già tagliato, il record storico con il 10° successo consecutivo nell'ultimo incontro di campionato. Dunque Avellino-Ternana e Gubbio-Carpi. Andiamo a sentire ancora Alessio Romanelli. Fuga, nemmeno a parlarne, il campionato è lunghissimo, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare senza guardarci alle spalle. Così ha parlato al Corriere dello Sport l'attaccante della Ternana Anthony Partipilo, che con 9 reti è secondo nella classifica marcatori del girone C di Serie C, dietro soltanto a Cianci, che ne ha messe a segno 10. All'inizio nessuno pensava a noi, si facevano altri nomi, prosegue il numero 21 delle Fere. L'attenzione di oggi ci fa onore, ma non siamo i favoriti, anche se siamo una squadra forte. Sulle avversarie Partipilo ha sottolineato la forza del Bari, ma anche quella di Avellino, Palermo, Catania, Teramo e Catanzaro. Alla domanda su Lucarelli, l'esterno classe 94 ha risposto così: il mister non molla di un centimetro, ci martella ogni giorno ed è giusto che sia così. È una persona umile che pensa sempre al lavoro e ci trasmette tutto questo. Finita una partita, ha subito in testa la prossima. Ternana, che sarà impegnata domenica in trasferta contro l'Avellino. Secondo Partipilo, sarà una partita molto difficile contro una squadra importante. La prepariamo e la affrontiamo con la voglia di giocarcela per tirare fuori il massimo. Il Gubbio continua ad allenarsi in vista della gara di domenica al Cabassi contro il Carpi. La formazione di Pocheschi in casa è imbattuta con 3 vittorie e 4 pareggi e in classifica 5 punti in più rispetto al Gubbio. C'è anche da dire però che il Carpi non vince da ben 6 partite, visto che l'ultimo successo è datato 1 novembre. Pocheschi schiererà molto probabilmente i suoi con il solito 3-4-1-2, con Maurizi sulla tre quarti dietro al tandem offensivo formato da Carletti e Biasci. Modulo confermato anche per quanto riguarda il Gubbio, con Torrente che schiererà i suoi con l'ormai collaudato 4-3-1-2. Dopo l'esordio di sabato scorso tra i pali ci sarà ancora il giovane Zamarion, in difesa ballottaggio a destra tra Formiconi e Mugnoz, scontate invece le altre pedine che saranno Uge, Signorini e Ferrini. In mezzo al campo ci saranno Ukadda, Megelaitis e Malaccari, con Sainz Mazza che torna disponibile dopo l'infortunio e andrà in panchina. Pasquato agirà come al solito sulla tre quarti dietro a Gomez e Gerardi, con quest'ultimo che prenderà il posto dello squalificato De Silvestro.
Grazie per averci seguito. Il telegiornale in Umbria torna questa sera alle 19. Vi aspettiamo. Buon proseguimento con i nostri programmi.